you di telespettatori, buonasera, ben ritrovati come sempre al nostro appuntamento del giovedì sera, che in replica poi è il venerdì alle 17. Questa sera parleremo, eh, sempre nel grande capitolo del rapporto tra la mente e il corpo, tra il corpo e la mente, eh, di una parte molto estesa del nostro corpo, anzi una parte che ricopre tutto il nostro corpo, che è la pelle, l'epidermide. Quindi avremo con noi eh, chiaramente un dermatologo. E chi è questo dermatologo? È un po' che non viene a trovarci, eh, forse la colpa è anche nostra che non l'abbiamo più chiamato, però è sempre molto disponibile. Ed è il dottor Michele Bertero, che Buongiorno. qualcuno di voi avrà già conosciuto altre sere, comunque insomma è qui con noi. Il dottor Michele Bertero è il direttore della struttura. Complessa di dermatologia del nostro ospedale Santa Croce Carle, che in questo periodo, come ho già detto l'altra volta, festeggiato i 700 anni. Eh, li porta piuttosto bene, come vedete, ha dei primari giovani eh, che sono con noi da molti anni, peraltro. Ecco che cosa fa un dermatologo? Allora, io direi di cominciare proprio così. Ci informiamo bene dal Dottor Bertero eh, su che cosa è e che cosa fa un dermatologo. Abbiamo già detto che si occupa, credo giustamente, di tutta l'epidermide. Le che... Tutte gli orifizi, i le capelli, le unghie. Vedete, avevamo dimenticato, tutte queste cose appartengono all'epidermide. Assolutamente sì, e, e alla dermatologia appartengono anche delle declinazioni tecnico-organizzative che si occupano specificamente di alcuni di questi aspetti. Diciamo che la dermatologia differisce nelle sue applicazioni a seconda dei setting, che siano ambulatoriali periferici o ospedalieri. Nella nostra realtà noi facciamo, eh, diciamo, le, le quantità di attività più importanti sono rivolte ad esempio allo screening dei tumori cutanei. Mm. Quindi facciamo un numero importante di visite di pazienti eh, per il controllo dei nei, eh, dove cerchiamo di valutare con attenzione e molto inizialmente le trasformazioni verso il melanoma che sappiamo essere un tumore molto aggressivo, ma che nella maggior parte dei casi se diagnosticato tempestivamente permette al paziente di non correre dei rischi importanti e mentre viceversa se ciò non accade a seconda dello spessore, de, di vari parametri istopatologici, delle dimensioni della lesione, possiamo avere dei guai sempre più grossi, perché si tratta di un tumore molto aggressivo nella sua evolutività. Allora, apriamo una parete <ride> su questo. Quindi la dermatologia si occupa, abbiamo detto tu, tutta l'epidermide e sta attenta a determinate cose. Quindi partiamo dalle cose di cui bisogna assolutamente stare molto attenti, che sono appunto i nei. I nei. Diciamo che a monte eh, i genitori devono stare molto attenti affinché il piccolo, eh, il bambino, non si ustioni in età infantile. L'ustione è sempre un danno importante per la cuta, però in età infantile è stato dimostrato scientificamente che può predisporre alla trasformazione successiva di nei melanomi e alla comparsa di tumori cutanei. Quindi, se noi ci rifacciamo agli anni 60, dove c'era il rischio della carenza di vitamina D, il rachitismo, e quindi i bambini venivano lasciati esposti, sulle spiagge esposti ehm. e il fatto che fossero belli rossi e ustionati faceva piacere perché avevano prodotto della vitamina D, oggi dobbiamo rivederlo perché. Queste generazioni hanno poi avuto effettivamente un aumento di questa carcinogenesi cutanea che è tuttora in corso e che preoccupa anche appunto, eh, le articolazioni tecniche eh, del, che si occupano delle organizzazioni dei servizi sanitari e per cui si stanno facendo iniziative volte alla tutela e alla prevenzione. Ecco, la cosa ideale quale sarebbe, detto questo, sull'infanzia successivamente, tenere sotto controllo queste macchie della Assolutamente. pelle. Assolutamente. Diciamo così. che mm. ci sono eh, i tumori della pelle sono sostanzialmente tre, quelli di cui abbiamo mm. maggior frequenza, quindi il primo di tutti è il carcinoma basocellulare e sì. sono tumori che colpiscono mediamente l'anziano, oppure situazioni particolari dove sono state assorbite delle radiazioni ionizzanti o situazioni genetiche. Questi essendo appannaggio dell'anziano ci vengono portati Dopo i 60-70 anni in età avanzata. E questo costituisce molta parte della nostra attività chirurgica che è di tipo diagnostico, biopsie, quindi piccoli prelievi che servono a centrare la diagnosi. Ecco, ricordiamo questo fatto, l'abbiamo già detto altre volte, però, eh, questo termine, biopsia, serve a fare questo, cioè serve a dire di che tipo è e a che punto è di sviluppo? No? Certo, Quella... la biopsia, se posso aprire una piccola sì. parentesi, sì. è uno strumento fondamentale della dermatologia mm. che serve a inquadrare e a diagnosticare specificamente un tipo di tumore, ma serve anche in moltissime altre malattie dermatologiche di difficile inquadramento ad arrivare alla diagnosi o a escludere una diagnosi di malattia non infiammatoria e di, di malattia infiammatoria non tumorale, ma e può essere anche molto utile all'internista per chiarire dei quadri eh, di carattere generale, di difficile interpretazione, magari di una certa gravità, che presentano delle lesioni cutanee che possono permettere di arrivare a eh, una diagnosi eh, che non pertiene poi al dermatologo. Pensiamo ad esempio ai linfomi. Ecco. Il linfoma può manifestarsi anche con delle piccole nodularità cutanee. Pensiamo alle metastasi cutanee di tumori viscerali, pazienti magari seguiti tanti anni prima per un carcinoma mammario, in buona salute, improvvisamente si ritrova una piccola pallina in un punto qualsiasi della cute che mh, noi non riusciamo a interpretare e allora nel dubbio preleviamo questa piccola lesione con un interventino molto semplice, facciamo una diagnosi e quindi abbiamo impostato la gravità di questa situazione e la necessità di un trattamento oncologico. Ecco, quindi eh, quello che ci stai dicendo è, è proprio la, la rappresentazione di quello che spesso ci siamo detti, cioè l'epidermide è proprio una, come una carta geografica che ci aiuta, vi aiuta a eh, percepire delle situazioni o di un, per dirimere delle... Le questioni oppure anche proprio per rilevare dei sintomi. Ma noi in realtà eh, siamo educati, o almeno eravamo eh. educati dalle scuole dermatologiche che un tempo erano molto importanti. Noi avevamo a Torino una scuola dermatologica tra le prime in Europa e famosa in tutto il mondo, eh, a eh, leggere la pelle come, mh, attraverso un alfabeto. Eh. E questo alfabeto è fatto di, mm -hmm. eh, beh, ogni scuola ha il suo, ma sì, insomma, però, eh. sette lesioni elementari primitive, sette lesioni elementari secondarie. Quindi l'arma del dermatologo, parliamo della metà degli anni Ottanta, che è il mio periodo formativo, quindi ti ringrazio per avermi eh. fatto il complimento, ma non sono purtroppo così giovane come dici tu. Beh, insomma. E... È tutto, <ride> tutto è relativo. <ride> In ogni modo, eh, macchia, squama, papula, crosta, vescicola, bolla, ognuna di queste definizioni ha dei connotati molto rigidi che ci venivano richiesti in sede di valutazione, no, quindi eh? dovei sì. saperli perfettamente. E poi di, sulla cute del paziente sfoderavi la lente di ingrandimento che io tuttora ho sul mio tavolo mm. e percorrevi questa cute, scannerizzavi la superficie, individuavi queste lesioni e dalla loro combinazione, dalla loro natura, dalla loro peculiarità, dal loro colore, da tante finezze di nostra proprietà visiva. Arrivavi ad un'ipotesi diagnostica. Ecco, quindi era. Eh... Cioè molto interessante, quindi 7 dicevi, 7 e 7. Sì, la scuola di Torino. Eh. Sì, la scuola di Torino. Poi altre normale. scuole anche estere aggiungono altri tipi di lesioni, la lesione patognomonica per esempio, la eh. lesione che se tu la vedi fai una diagnosi, per esempio il cunicolo della scabbia. Si vede raramente, ma Però quando lo vedi... è passato di nuovo in televisione, oh, sì, recentemente. Certo. Eh. ma sì, ogni tanto quando eh. ci sono gruppi di popolazione che insomma girano senza fissa dimora così, ci sono delle recrudescenze di queste manifestazioni eh. comuni. Periodi sono... bellici, migrazioni, certo. Sì, io ricordo quando ero bambino, <coughs> eh, mi ricordo alcuni compagni di scuola che improvvisamente... Eh, si diffondeva la voce, hai eh, mai visto hanno questi buchi? <ride> sono, sono proprio delle gallerie. E perché l'acaro, che è un ragnetto microscopico, eh, si nutre di epidermide, quindi sta in superficie e scava eh, nutrendosi di epidermide di queste piccole gallerie. In realtà è la femmina, perché poi dentro ci fa le uova. no <ride> E allora noi col microscopio diamo una grattatina, guardiamo, riusciamo a individuare l'acaro, a volte sicuramente spesso le uova, le larve, insomma, riusciamo a fare la diagnosi. Mamma mia. Sembrano tempi proprio passati, invece eh, sentiamo che anche recentemente ci sono stati questi casi. Ecco, quindi eh, questa scuola di Torino, famosa in Europa, eh, ti ha... Eh, dato questi strumenti di osservazione esatto. della, della pelle. Quindi tu in sostanza arriva una persona che ti dice io ho questo, eh, questo segno e tu... Eh, Ci sono alcune regole. Eh. Innanzitutto tu devi mm. avere uno studio ben illuminato perché mm. la cute eh, e queste lesioni che hanno delle sfumature di colore necessitano eh, di avere una luce solare naturale. Che ti permetta di poter analizzare queste sfumature cromatiche. No? Mm. Andiamo un po' in crisi, o meglio, andavamo un po' in crisi quando vedevamo le persone di colore perché tutto il cromatismo si riduce ad un unico colore. Esatto. E abbiamo dovuto studiare per capire, ecco. per e, cui e, e, abbiamo dovuto rinunciare al colore. È come vedere la televisione in bianco e nero, però comunque mm. se ti abitui la vedi altrettanto bene che l'altra. Sì, certo. E allora piuttosto di guardare il colore guardi la desquamazione, guardi la consistenza, guardi immagini, guardi la distribuzione. Quindi in sostanza è proprio una, una lettura quella che vuoi fare. Sì, fate è una lettura pelle. che è difficile, richiede eh, una sensibilità specifica e richiede appunto l'insegnamento eh, di persone diretto. Cioè oh. tu dai libri puoi imparare molte cose ma per ottenere un affinamento speciale, hai bisogno di avere dei maestri che te la trasmettono. Io ho avuto questa fortuna, devo dire, gratuitamente, a suo tempo, e ne sono grato all'istituzione. Ecco, <coughs> ehm, tu spesso hai parlato con me, e ne avevamo anche parlato in passato, di questo importantissimo rapporto eh, rappresentato dal legame tra mente e corpo, in questo caso tra epidermide e la nostra mente e viceversa e quale influenza ha la no il nostro modo di essere, di pensare, di, di, di vivere sulla nostra epidermide. Ma dunque lì c'è uno studioso francese che nell'85 ha, ha scritto un libro che si intitola L'Io Pelle, Le Moi Pau. Mm. Francese e eh, lui ha, ha sviluppato una teoria eh, interessante laddove ritiene che questa pelle, questa barriera che racchiude il corpo, gli organi eh, possa essere confrontata all'io psicologico che racchiude tutte le altre funzioni psichiche. No? E in, in lui sottolinea molto quanto sia importante fino dai primi giorni di vita. Eh, la manipolazione materna di questa cute che significa appunto lavare il bambino, massaggiarlo, toccarlo, eh, fargli capire qual è il confine tra il suo io, cioè la sua individualità e, eh, e l'ambiente intorno, cioè l'individualità prima della madre e poi di altri elementi familiari e poi sempre più allargati. Perché questa individualizzazione è molto importante, nel senso che il neonato attaccato alla madre dal cordone umbilicale sta nell'utero ed è tutt'uno con la madre. Poi a un certo punto si individualizza con l'atto del parto, però poi psicologicamente deve maturare questo trauma, questo cambiamento. Evaporarlo proprio. Esatto. Mm. Questo probabilmente è un meccanismo che è comune un po' a tutti i mammiferi, perché se noi vediamo quando la mucca partorisce il vitellino. Mm. Poi lo lecca continuamente proprio per dargli questo stimolo che in qualche modo eh, gli dà un feedback perché, poi, nei primi dieci giorni di vita, la vista è molto dubitevole, sì, certo. l'udito non ha tutta quella importanza. Quello che conta molto è questa percezione mh, di tatto. E tra l'altro, eh, questo studioso eh, faceva e metteva in evidenza il fatto di come. In certe situazioni eh, dove invece manchi questa attenzione della madre a queste cure quotidiane, ripetute, toccare, massaggiare, che appunto è anche uno strumento per dare soddisfazione al bambino, un certo. piacere, no? certo. e possa ripercuotersi in eh, conflitti e turbe comportamentali. Che per esempio nei primi mesi, già attraverso la dermatite atopica, che è l'ezema eh. infantile, una forma molto comune perché colpisce quasi il 14% dei bambini, Quindi, yeah. Yeah. in varia forma, <coughs> crei appunto questa difficile relazione con la figura materna, questo eh, rapporto un po' alterato. Eh, che forse legato ad un'insufficiente attenzione affettiva attraverso la manipolazione della struttura cutanea certo. esterna, possa poi ripercuotersi eh, con queste turbe che sono molto fastidiose perché il bambino in questo modo, inconsciamente ovviamente, eh, genera l'attenzione attraverso un disturbo. E eh, il problema, è, come spesso accade nelle forme psicopatologiche, è che questo disturbo, che è il prurito, la manifestazione di lesioni cutanee che estrangano ancora di più il genitore perché sono sgradevoli a vedersi, eh, possa provocare una conflittualità interna eh, sempre crescente, insomma eh. delle difficoltà che fanno perdurare questa dermatite. Certo. E, e poi si autoalimentano queste situazioni perché il genitore si eh, va in allarme si preoccupa quindi aumenta la dose di eh, antistaminico eh, <ride> dall'altra parte aumenta certo. la dose di antistaminico l'antistaminico non, non risolve ovviamente no, no, no. la e situazione certo oggi abbiamo degli strumenti farmacologici soprattutto per uso locale che sono Sempre più efficaci e ci permettono eh, di avere dei risultati, però eh, si tratta di uno di quei campi dove, mm. e qui eh, rientriamo eh. nel discorso sì. che tu hai anticipato, se tu eh, non tieni eh, attenzione al collegamento tra gli aspetti psichici. Anche intrafamiliari, no? Certo, perché in questo certo. caso è molto importante. Eh sì, perché il bambino è come una spugna, recepisce una serie di cose e ha queste modalità. L'igiene di... diciamo delle relazioni certo. intrafamiliari, esatto. tu curi un sintomo, ma, ma non risolvi. il problema. Quella è la punta di un iceberg. C'è anche la genetica, ovviamente, è più complesso ecco. di quanto noi possiamo schematizzare. E, cioè e cioè. Eh, certamente eh, c'è questa genetica dell'atopico, cioè mm. di una persona che ha una predisposizione per forme allergiche mm. e eh, la presenza di questa dermatite che è su base sostanzialmente autoimmune, laddove cioè cellule del sistema immunitario vanno a causare infiammazione mm. in certe sedi che sono diverse nel neonato nel lattante perché com compare intorno al terzo mese, almeno le forme un pochino più mm. impegnative e invece poi nel bambinetto man mano che cresce trova delle altre localizzazioni che non sono la faccia e la superficie delle gambette, delle mani, del braccia o anche tutto il corpo, ma si localizza piuttosto nelle pieghe, diciamo dopo che cominciano ad avere 6-8 mesi. Eh, o di più eh, dietro le ginocchia, nella piega del gomito. Ecco, collo. Tra l'altro, sono forme estremamente fastidiose. Eh, sono forme pruriginosissime eh. e eh, il bambino non riesce a dormire. Non riuscendo eh. a dormire, una giovane coppia che magari lavora crea esatto, sicuramente delle crea. tensioni sempre crescenti e esatto. quindi eh, insomma, diventa una pentola in ebollizione di non facile gestione. Esatto. Però lì ecco. è importante poter avere una controparte. Psicosomatica di uno specialista che sia in grado di gestire l'altro aspetto. Certo. E sposti <coughs> l'attenzione dal sintomo su un'origine che è ovviamente di tipo relazionale di tipo più certo, psicologico. Certo. Però questa è proprio la, una, forse la prima delle rappresentazioni di questo legame indissolubile tra mente e corpo, no? mente intesa anche come mente relazionale quindi come contesto nel quale ognuno di noi vive e da cui trae elementi di tranquillità rassicurazione elementi di incertezza fragilità e preoccupazione okay? allora eh, questo ci ha portato in un dialogo che stiamo, con cui stiamo per concludere il primo tempo della nostra trasmissione a considerare effettivamente questa rappresentazione della nostra mente, del nostro comportamento, come eh, queste forme che sono le dermatiti atopiche. Sì. Eh, cosa vuol dire atopico? <coughs> Perché Beh, è un termine che eh, giustamente voi eh, utilizzate, ma mh, che significato ha? Beh, atopico vuol dire eh, dermatite non normale, no, è un eh. eczema atopico, non è un eczema causato da una causa esterna. Eh. Ho Quindi, È un eczema endogeno sostanzialmente. Eh, perché ci potrebbe essere un altro eczema causato dal sole, per esempio. Ma soprattutto gli eczemi li vediamo mh, causati da cause esterne, da sensibilizzazioni Sostante. allergiche, però sono più a parnasio dell'età adulta. Mm. E quelli <coughs> che si manifestano nell'età, diciamo nell'infanzia, eh, sono eventualmente forme che mi pare che tendono magari a, a scomparire poi durante il cosiddetto sviluppo. Nella maggior parte sì, per fortuna. Eh, poi certo. però abbiamo alcune situazioni ah. dove perdurano e persistono, dando delle problematiche non indifferenti. Eh. E il vostro campo, anche quindi quello delle allergie: certo, mh, che colpiscono quasi sempre eh, la pelle, oltre che. Eh, gli occhi, il naso, Ma, diciamo che eh, nella cute noi vediamo raramente delle manifestazioni legate agli alimenti o cose di questo genere, abbastanza sporadico. Vediamo piuttosto delle manifestazioni legate alla sensibilizzazione allergica, a sostanze soprattutto di uso lavorativo o anche di uso relazionale, ambientale. Mm. Il nickel è una delle più frequenti, eh. Abbiamo prodotti cosmetici, abbiamo coloranti che vengono a contatto durante la vita quotidiana e a cui noi ci possiamo sensibilizzare e che ci generano eh, secondariamente risposte. delle risposte eczematose nei punti di contatto. Mm. Bene, noi ci fermiamo qualche minuto, c'è la pubblicità, io vi aspetto perché dobbiamo affrontare altri temi che sono quelli eh, classici della dermatologia, cioè magari parleremo anche un po' avvicinandosi l'estate, speriamo, eh, di eh, come fare per evitare le scottature, non solo da bimbi piccoli, ma anche da adulti, da grandi, ok? Vi aspetto tra poco.